Io vi ho avvisato. Però, se sei qui, è perché ti interessa. Buonasera a tutti, intanto, amici e amiche rossoneri. Mi sono preso un po' la giornata, un po' per riprendermi, un po' per rilassarmi e un po' per andare a comprare anche il sostegno che metterò in conto alle casse rossonere. Gli manderò la fattura per il sostegno del cellulare che mi si è rotto ieri sera. Il titolo è eloquente, ma adesso lo vado a spiegare. Intanto vi aggiorno sulle condizioni dei giocatori, dei nuovi, degli infortunati, anzi no, dei nuovi fortunati che si vanno ad aggiungere alla lunga lista di degenti, no, dei rossoneri che fanno un po', credo, tremare l'anima un po' a tutti per quello che sta succedendo. Leao ha una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. Più o meno ci vorranno 2 settimane almeno. Probabilmente potrebbe rientrare, se non la prima, dopo la sosta, almeno la seconda. Dea grazia che c'è la sosta. Mentre Calabria, amici miei, ha un edema da sovraccarico del flessore semitendineo sinistra. Un edema da sovraccarico. Io l'ho scritto anche nel video. Non ascoltate questo video perché tanto i problemi li conoscete già, ma io ne parlo, ne devo parlare, perché è doveroso farlo. All'11 novembre 2023, gli unici giocatori non infortunati nel Milan sono Miranti, Malik Chao, Tomori, Florenzi, Pobega, Musa, Renders e Adli. Gli unici giocatori non infortunati, che non si sono mai infortunati, sono quelli che vi ho citato. Notizia odierna che Real Madrid cambia preparatore per i troppi infortuni, società con le palle. Il Real Madrid cambia preparatore per i troppi infortuni. E attenzione, non era un livello così esasperato come lo abbiamo raggiunto noi nel corso degli anni. Non era quello, però comunque fanno una scelta netta, una scelta forte, una scelta significativa e simbolica nella quale si evince che una società seria, ok, sta attenta a queste cose, si interessa, ok, e non perdona, non transige, perché i giocatori sono patrimonio pecuniario, i giocatori sono soldi, i giocatori producono anche soldi con le partite, con le sponsorizzazioni, quindi il Real taglionetto. Preparatore, troppi infortuni? Via. Loro l'hanno fatto. Il tabellino recita 2 punti nelle ultime 4 gare di campionato. Diciamo che la gestione post-scudetto di Pioli è stata abbastanza disastrosa da questo punto di vista. L'anno scorso, scusatemi, l'anno scorso noi siamo entrati dalla finestra per la Champions, ok? Non siamo entrati dalla porta principale. Ricordatevi sempre questa cosa. Nel 2019-2020, in un frangente, in un periodo determinato, abbiamo fatto 5 punti in 6 partite e c'era Pioli. Nel 2022-2023 abbiamo fatto 2 punti in 5 partite e c'era Pioli. Basta e fa solo. Nel 2023-2024 abbiamo fatto 2 punti, quindi adesso, questo è il nostro periodo, in 4 partite. Punto per punto. Vado a snocciolare un attimino le cose, perché dobbiamo ragionare, amici, dobbiamo ragionare. Oggi sono più calmo di ieri, ovviamente. Però, per i masochisti, per coloro che non mi hanno voluto ascoltare, che hanno comunque voluto guardare il video, facciamo i masochisti. Come direbbe un noto attore napoletano, siamo a parlà, parlam, e parlam a buona. A Via del Mare eravamo in vantaggio di 2 gol, ok? Partita con Lecce, sto parlando. E siamo stati ancora ripresi e questa volta salvati dal VAR. Al di là che il gol dell'eventuale vantaggio del Lecce ci fosse pestone, non pestone, dito al piede, non dito al piede, siamo stati salvati dal VAR. Ed è questo un déjà vu allucinante, un déjà vu allucinante con la partita del Napoli di 2 settimane fa. Perché come allora avevamo 6 assenti, 2 settimane fa, non un mese fa. C'è stato uno stop improvviso prima della gara, a Napoli era Kjær,
adesso è stato in questa partita, è stato Loftus-Cheek che era in panchina, ma non ha giocato perché aveva risentimenti muscolari, perché qui andiamo avanti a risentimenti e affaticamenti, attenzione. Infortunio nella prima parte di gioco, col Napoli fu Kalulu, ieri è stato Leao dopo ben 7 minuti e mezzo. 0-2 nel primo tempo, come col Napoli, giocando molto bene, giocando una bella partita. E un cambio nell'intervallo, come a Napoli. A Napoli fu Pulisic e ieri è stato Calabria, inserendo due giocatori, nel caso di Napoli Romero, che non era il caso, nel caso di ieri ancora più disastroso e fuori da ogni logica di ragionamento, ha spostato Musa come terzino destro al posto di Calabria, che ha avuto quel famoso edema. Un'altra cosa in comune è la marea di occasioni perse per poterla portare a casa e una superficialità offensiva in un tatticismo e tecnicismi che hanno guastato la partita. Tanto è vero che in entrambe le partite siamo stati recuperati con due gol in pochi minuti. Sono sempre le stesse identiche cose. Sono sempre problemi datati che appartengono interamente alla gestione di Paste, Fasul, Pioli. A questa gestione post-scudetto disastrosa. La causa sono gli infortuni che privano la squadra di elementi importanti, comunque ci rendono orfani, ci rendono disabili dal punto di vista di squadra per la mancanza di giocatori validi e un'assurda volubilità nella gestione delle partite che contano meno. Questa è la cosa più allucinante. Con l'Udinese perdi, fai il partitone col PSV, scusatemi, col PSG, come l'anno scorso il partitone col Tottenham, vi ricordate? E poi vai a far la figura tapira con il Lecce. Ora, sono tutte cose che voi sapete già, che io so già, però era giusto rimarcarle, no? Ricordarle perché siamo masochisti, perché noi sappiamo benissimo quali sono i problemi. Però comunicato ufficiale di ieri, che il Milan rinnova la fiducia a Pioli, fiducia considerata a tempo. Qualcuno ci vuol dire quando finisce questo tempo? Perché sono settimane che sentiamo parlare di questa fiducia a Pioli. E arriva un altro comunicato, non so se ufficiale o ufficioso, in cui si dice: se mai venisse sostituito Pioli, sarà fatto non con un traghettatore, ma con un allenatore a titolo definitivo. E questo mi può stare bene, perché vuol dire comunque non alternare i progetti, ma dare continuità a chi viene in modo che possa costruire di nuovo la squadra. Ma il problema è adesso. E io non me la prendo più, ve l'ho già detto, con Paste, Fasul, Pioli. Non me la prendo più con lui, perché lui è un tapiro messo lì che sa di sbagliare, consapevole di sbagliare, non chiede comunque mai scusa, ma da scarica sempre la colpa sui giocatori, su chi è in campo, no? Tacciandoli di negligenza, di frettolosità, di non capire le partite, di non saper giocare, va bene, mettiamoci anche una parte di colpa dei giocatori, ma non può essere sempre solo colpa dei giocatori. E a questo punto io non do più la colpa a Pioli, io do la colpa alla società, alla dirigenza e alla proprietà, che non hanno voglia, non vogliono lasciare andare Pioli, perché in questo caso è veramente un lasciare andare Pioli, sembra veramente un'eutanasia calcistica, amici miei, un'eutanasia calcistica in cui si dovrebbe lasciare andare Pioli, no? Invece non si lascia perché si ha paura di fare quelle famose figure di merda, ammettendo davanti al mondo calcistico di aver fallito un nuovo progetto. In realtà, secondo me, non sarebbe un fallimento,
Sarebbe un grande segno di maturità da parte sia dell'allenatore che della proprietà, di riconoscenza di non aver, di non poter portare avanti qualcosa per rispetto di una grande società e di una grande squadra. Invece no, viene rinnovata nuovamente la fiducia a tempo, non so per quale speranza. Ora si parla di 2 settimane in cui dovranno lavorare, eccetera, eccetera, però ribadisco il concetto. Siamo ancora appunto da capo, siamo in una situazione veramente terribile, una situazione vergognosa, soprattutto dal punto di vista degli infortuni. Non può una società avere ad oggi 20-24 tipologie di infortuni. È una cosa a cui va posto rimedio. E anche su questo, nonostante ci vengono a dire che stanno monitorando, la società tace e rinnova la fiducia, perché rinnovando la fiducia a Pioli stai rinnovando in automatico la fiducia anche allo staff medico. Ieri finalmente la Curva Sud, che era presente a Lecce, a Via del Mare, hanno contestato la squadra, contestazione abbastanza timida, qualcuno se l'è presa, diversi soprattutto con Krunic, perché ovviamente è veramente la medaglia del fallimento della gestione Pioli. Krunic è la medaglia, l'emblema, il simbolo veramente evidentissimo di questo allenatore, di come e quanto lui non riesca a vedere il calcio. Perché l'ostentazione per un giocatore del genere, che anche ieri ha fatto una partita terribile, tenendo ancora un'altra volta in panchina un giocatore che sa benissimo essere, per doti tecniche e tattiche, superiori a Krunic, parliamo di Adli, vuol dire veramente, veramente che Pioli nel progetto Milan ha fatto il suo tempo, ma il tempo Pioli non l'ha fatto oggi. Pioli l'ha fatto il tempo già forse subito dopo il post-scudetto, già allora forse era una figura da cambiare, e forse aveva ragione anche Maldini quando voleva mandare via Pioli per sostituirlo, ma a quel punto è successo esattamente il contrario, è stato sostituito lui e direttamente dal proprietario. Quindi io chiederei a Cardinello di valutare, i tempi della valutazione sono finiti, quale valutare? È ora di dire basta, è ora di porre un freno, è ora di fare un cambio decisamente importante, un cambio finale, un cambio decisivo, fare un taglio netto e ricominciare da capo. So che non è facile trovare un allenatore subito pronto, ma onestamente, e ve lo dico sinceramente, questo per farci ancora più male col masochismo, parole dette come quelle che ho sentito, se facciamo un cambio lo facciamo subito con un allenatore pronto, è simbolo di non aver voglia di cambiare adesso in corsa l'allenatore, ma di aspettare comunque fino a giugno. E io ho paura sinceramente di aspettare fino a giugno. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, intanto io vi auguro buona domenica sera, sempre e ovviamente, sempre, comunque, ovunque, Forza Milan. Noi ci sentiamo domani e addio!